Cosa ti succede, Linda? O qualunque sia il tuo nome. Perché non riesci a smettere di piangere? Ehi, Linda, tutto bene? Che fai ancora lì dentro? Niente, arrivo! Sia comprensivo, è una ragazza fragile. Siamo venuti dall'Uruguay per cercare la sua famiglia e non l'abbiamo ancora trovata. È difficile Signore, per lei. capisco benissimo la situazione, ma per le regole di questo paese quella ragazza è una fuorilegge. Linda, stai bene? Ti stiamo aspettando. No, è solo che... Niente, ora arrivo. Fa presto. Che c'è di male ad aver paura? Io ho paura a volte. Non so di cosa. O perché? Quando mi capita di essere spaventato, prendo la mano di papà, o lui mi dà la sua, e mi passa tutto. Ma non è sempre così. Altre volte, invece, la paura resta e non se ne va. Grazie. È terribile scoprirlo oggi che è il suo compleanno, poi. Effettivamente sì. Ma almeno adesso sa chi ha ucciso i suoi genitori. Sì, ma questo video può costituire una prova. Io non lo escluderei. Signor Bauer, quello che dobbiamo assolutamente fare è sporgere formale denuncia. Ma certo, possiamo andare anche subito. Aspetti. Andiamo. E lei si rende conto che avrà a che fare con gente molto pericolosa? Sì, è per questo che voglio andare subito. Andiamo. Papà mi dice sempre una cosa. Le persone coraggiose non sono quelle che non hanno paura, ma quelle che si fanno forza per affrontarla. Ma a volte la paura è talmente grande che mi sento paralizzato e non riesco a respirare. La cosa peggiore è che non lo so di cosa ho tanta paura. Linda, ehi, ma cos'è? Stai male? No, non ho niente. Mi scusi, potrebbe lasciarci parlare da soli un momento? Un momento solo, vi aspetterò qui fuori. Grazie. Che cos'hai? Vieni. Niente. Che c'è? È per quello che hai detto. Perché? Che cosa ho detto di male? No, non hai detto niente di male, no, anzi, è che mi hai chiesto di sposarti. Allora è questo, senti, dimenticatelo. Dico sul serio, è un'idea che mi era venuta così per cercare di tirarti fuori da questo posto. Non ti Tutto devi qui. giustificare, ho capito le tue intenzioni e ti ringrazio davvero per tutto quello che fai. Il modo in cui ti prendi cura di me è meraviglioso, tu sei meraviglioso, però. Però l'idea di sposarci mi ha messo addosso una paura tremenda, un'angoscia così grande che. Io non vorrei mai farti soffrire, mai.
Però ho un'immagine nella mente che risale a prima di conoscerti. Io in mezzo alla strada vestita da sposa, ma non so perché sono vestita così, né so che cosa ci faccio lì. È un'immagine che mi tormenta, capisci? L'ultima cosa che voglio è farti del male. È stato bellissimo da parte tua chiedermi di sposarti, davvero. E non sai quanto mi piacerebbe poter dire a quelli che conosco che tu sposeresti una come me, una ragazza senza passato. È solamente una questione di tempo. Troveremo la tua famiglia e tu potrai raccontargli tutto quello che ti è capitato. E di noi due. Sono una ragazza che sogna come tutte le altre. Vorrei solo sposarmi, avere un marito, una casa e tanti figli. Matt, lo so che sei occupato col bar e tutto il resto, però vorrei che fossi qui adesso. È il mio compleanno, ricordi? Chiamami. Io me lo ricordo. Davvero? Sì, ma non mi sembra che ti renda tanto felice. Non adesso. Non mi va di fare certi discorsi. E io posso rimanere? Questa è casa tua. E questo è il tuo compleanno. Fa quello che vuoi. Io faccio quello che vuoi tu. Bene. Allora considerati invitato. Voglio che resti, Tacho. Buon compleanno. Grazie. Mi lasciate un po' di spazio, per favore? Non riesco a muovermi bene. E ora giro. Ehi, bella grande, guarda, prendi spalla. Bene, e poi gira. Avanti. Bene. Bravissima. Sei buffa quando balli, te l'hanno mai detto? Buffa in senso buono, eh? Sì, lo so. Ma stai bene? Benone, come una che ha preso una bastonata. Scommetto che me lo chiedi per quella ragazza che ha portato Simone. Ma è ovvio, esce con lei per dimenticarsi di me. Però mi dà fastidio che l'abbia portata. Secondo me ha fatto una cosa di cattivo gusto, poteva risparmiarselo. E tu come ti senti? Strana, ecco. Non lo so. Vieni, andiamo. È stato mio zio. Ha ucciso lui i miei genitori. E come fai a saperlo? L'ho visto nel video. Si vede bene, è stato lui. Che farai adesso? Non lo so. Non devi fare proprio niente. Ci ho pensato io. Me ne sto occupando personalmente. Devi stare tranquilla. Dico davvero. Quello che hai cercato di fare a casa dei tuoi zii è stato pericoloso. Scusami. Mi dispiace. E com'è che si chiede scusa? Ma sì che ti scuso. Però fate tesoro di quello che vi succede. E ricordate una cosa. Potete fidarvi di me. Per qualunque cosa io sono qui. Tranne che per le cose da donna, quelle mi metterebbero a disagio perché state crescendo parecchio. Ma per tutto il resto, contate pure su di me, capito? Vi voglio bene, moltissimo. Anche noi tanto. Sei stata coraggiosa, davvero. Vieni, fatemi abbracciare le mie ragazze. Sentite. La sentite? Na, 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 na. La musica. Na, na, na. Oggi è il compleanno di qualcuno, almeno mi sembra. Na, 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 andiamo, na, andiamo, na, vieni, na, vieni na, con na, me na, na. Fantastica, coraggio, a divertirvi. Nico. Grazie, davvero. Oh, vieni qui. Ora va a ballare, basta con i ringraziamenti, vai. Na, 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 na. Cristobal ha avuto un altro attacco. Cosa? Ehi, cerca di sorridere, è il tuo compleanno. Allora, tutto bene? Sì, brava, andiamo. Me lo fai l'onore di concedermi questo ballo? Ma certo, non vedeva l'ora, vai, dai. Quanti ricordi questa canzone, eh? Parecchi, sì. E tutti belli. Ti va di ballare? Questa è la nostra canzone.
anche tu, lo sai? Sì. Ciao. Dovremmo sposarci noi due. A quanto pare in amore non ne azzecchiamo una. Facciamo domani. Sei libera o hai impegni? No, come sarebbe domani? Per fare cosa? Per sposarci. No, meglio aspettare un mesetto e vedere se, se le cose cambiano. Che c'è? Quello stupido non risponde? No. Vado di là a vedere se è arrivato. Angelo Rosso? Shh, zitto, non farti sentire. È andata a cercare Matt. Sì, sì, lo so, grazie. Matt. Perché non rispondevi prima al cellulare? Ma veramente, ecco, mi si è scaricata la batteria. Ne ho un'altra, ma l'ho lasciata nell'ufficio del direttore. Non devi darmi spiegazioni. Non hai niente da dirmi? Te l'ho già detto, mi si è scaricato il telefono, mi dispiace. Ma cosa? Non fare così, sei bellissima, lo sai, sei stupenda. E me ne devo andare, ho un appuntamento col direttore, ma più tardi ti chiamo, ok? Mi stai prendendo in giro? Perché? No. Non lo sai che giorno è oggi? Un anniversario, festeggiamo un altro mese, eh? Beh, ecco, lo sai che non siamo proprio fidanzati. Stavo pensando a qualcosa da fare, ma volevo fosse una sorpresa. No? Non ti piace l'idea? Sto solamente scherzando. Buon compleanno, tesoro. Pensavi che lo avessi scordato? È così, vero? Ma figurati. Ci vieni alla mia festa? No. No, lo sai che non posso. Lo sai che non possiamo farci vedere insieme. La nostra storia deve restare un segreto. Non ce la faccio più. Sto passando un brutto momento, sono triste, ho bisogno di te, ti supplico, resta. Fammi sistemare una cosa prima e poi vediamo. Grazie. Non qui, Jasmine, per favore, sai che non posso. Se mi vedono finisco nei guai, ci sentiamo dopo. E un cammino in el mar. Sei un tu. Lugar donde nadie ha podido llegar. Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes con río. Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Ti ho chiesto di sposarmi solamente perché volevo trovare un modo per portarti via da qui. Sì, lo so. Dimenticatelo, va bene? Grazie. Dimentica che l'ho detto. Sei un angelo. Non mi devi ringraziare. Sei tanto buono. Permesso? Eccomi da voi. Dobbiamo procedere. Lei può andare, no, signora. Voglio restare qui. Devo parlare in privato con la signorina. Non può restare, non insista. Va bene, non preoccuparti, hai capito? Sono qui fuori. Grazie. Se vuole minacciarmi per farmi confessare, è inutile, non mi ricordo niente. Quindi, la prego, non mi faccia del male. Stia tranquilla, signorina. Io le credo, ma ho bisogno delle sue impronte digitali per inserirla nella nostra banca dati. Tutto qui, nient'altro. Quindi, che cosa significa? Che metto le dita lì sopra e me ne vado? Se è tutto in regola, sì. E io ne sono convinto. Lei non ha fatto l'aria della criminale. Non ci vorrà molto, giusto il tempo di sbrigare qualche noiosa pratica burocratica. E quando potrò andarmene? Molto presto. Si tratta solamente di aspettare il termine del processo? Beh, io direi non prima di 2 mesi. Non funziona, dammelo un altro, io un altro. Prego, dammelo, sbrigati, mi hai sentito, dammelo. Adesso esci, esci. Non funziona, ma dove l'hai preso? Non me dove lo ricordo. L'hai comprato? Sta tranquillo, ti prego, così sta zitta, peggiori so io sono che devo cose. Fare con mio figlio. Respira, ti prego. Respira, guarda, fai come me.
Come me, ancora, respira, ti prego, dai, respira. Basta, smettila così. Vattene, hai capito, vattene. Vattene tu. Alzati, levati di lì, esci, sbrigati, vai a chiamare un medico. Mi hai sentito? Va a chiamare Franca. Calma tesoro, adesso passa tutto, va bene? Mi senti? Come sta? Sta male, sta male. Che significa non ci riuscite? Dovete aprirlo, è chiaro? È da settimane che avete il libro e non avete combinato niente. È inammissibile. Continuate a lavorare e apritelo. Abbiamo provato in tutti i modi ed è stato inutile. Senza le chiavi non riusciremo mai ad aprirlo. Dannazione! Franca! Devi dirmi dove sono le chiavi del libro, adesso! Ora non te lo posso dire. Franca! Deve dirmi dove sono? Le chiavi! Ma lo capisci che non ti posso dire niente, mio figlio sta male! E non sarà l'unico se non collabori. Non minacciarmi, non mi spaventano le minacce! Che cosa succede? È Jeka, vero? Sto per dimostrarti che questo non è un gioco. Senti, apri bene le orecchie, capito? Che c'è? Che fai? Che gli stai facendo? Che cos'hai? Basta, no, per favore, lascialo stare. Farò tutto quello che vuoi, basta. Se vuoi salvare Jeka, dimmi dove sono le chiavi. Facciamo qualcosa. Io non lo so dove sono quelle dannate chiavi. Basta, per favore, basta adesso. Dove hai detto che sono? Non ho capito bene. Manda Charlie, mandami subito qui Charlie. Ok. E mi raccomando, niente scherzi. O peggio per te. Sì, ho capito. Che facciamo? Calmati, ti sta passando. Non mi farò. Resisti, ora passa, vedrai che passa. Resisti, ti prego. Cristobal ora si è addormentato, ma respira ancora malissimo. Hai parlato con Franca? No, veramente che cosa no. Cosa aspetti? La chiami tu, per favore. Chiama Franca. Vado. Chiama. Balliamo, futura sposa? Beh, se proprio insisti. Bello quel fiore. È un regalo. Di Matt, vero? È arrivato? No, ma sarà qui tra poco. Perfetto, allora abbiamo un po' di tempo. Eh? Intendevo dire per fare un ballo con due amici. Certo. È proprio antica, ma insomma, chi le usa più le cassette? Non si usano più perché avete perso l'abitudine a farlo, ma io no, io le uso e non ci vedo niente di strano, anzi, in campagna le cassette vanno così di moda. Sta a vedere, vedrai che successone. Ah, io sono sempre andata matta per i lenti. La verità è che voi di città non sapete più ascoltare la musica di una volta. Il destino continua a mandarci segnali. Perché non la smetti di guardare quello spilungone e balli col tuo futuro marito? Ehi, guardami, io giuro che ti ha del divorzio. Bravo. Sì. Che ne dici se ce ne andassimo ora? Per andare dove, scusa? Da nessuna parte, è che volevo darti il mio regalo. Balla ancora con me e saprai cos'è. Farei qualsiasi cosa per un regalo. Così va proprio bene. Fa caldo qui dentro. Ah, sì, è il giorno giusto per sposarsi. E tu hai avuto il coraggio di dire di no a quell'uomo meraviglioso. Io l'avrei sposato di corsa. Ma io non gli ho detto di no. No! E va bene, è vero, gli ho detto di no. Ma non l'ho fatto perché non lo amo abbastanza. Gli ho detto di no perché quando mi ha chiesto di sposarlo sono stata assalita da un'ansia, da una paura così strana che... Non è di sposare Salvador che ho paura, ma di qualcosa... Di qualcos'altro. Supponiamo che io lo sposi. Mm-hmm.
e che una volta recuperata la memoria io scopra che sono già sposata con un altro. Sarebbe un disastro. Ah, ma allora è solo questo? No, non hai nulla di cui preoccuparti. Se il matrimonio non dovesse andare, lo annulli e ricominci da capo. Lui ti piace. E parecchio, vero? Da morire. È un uomo meraviglioso. Però mi sento così strana. Se potessi, infilerei la testa sotto la sabbia e aspetterei che tutta questa paura andasse via. È così. Ma certo. E un giorno tirerai fuori la testa dalla sabbia e tacca, avrai perso la tua grande occasione. No, mia cara, la paura è una cattiva consigliera. No, 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 no. Nella vita bisogna provare e poi andare sempre avanti. Dai, andiamocene. Tanto siamo tre casi disperati. Sì. Restare è come infilare il coltello nella piaga. Lo sapete qual è la cosa peggiore? Che Jasmine è convinta di amarlo. Andiamo, andiamo. Andiamo. Se vuoi andare da lei, vai. No. No, no, sto bene, sì. Di che cosa stavamo parlando poco fa? Di niente, proprio di niente, tesoro. Te la ricordi, Ingrid? Certo che no, come potresti? Era la scimmietta più bella che avessimo mai visto. Mi metteva sempre le mani nei capelli e non faceva altro tutto il giorno. E la doccia? Hai usato il succo dei cocchi perché non c'era acqua. Sei un bambino così intelligente, il migliore che abbia mai conosciuto. Ti voglio tanto bene. Ciao. Ciao. Bene. Siamo tutti più tranquilli. Di che state parlando? Stavamo ricordando i bei momenti passati insieme, io e il mio amico. Ma non solo. Cristobal mi ha raccontato quello che gli sta succedendo. E a papà non lo dici cosa ti sta succedendo? Sono tante cose. Tante cose, eh? E ce n'è una di cui ti va di parlare? Sento la mancanza di Siena. Manca tanto anche a me. Penso a lei ogni giorno. Sai, manca perfino a me. Tutti noi sentiamo la sua mancanza ed è normale, perché le abbiamo voluto bene. Gliene abbiamo voluto tanto. Ci sono cose che ci fanno soffrire, cose che ci fanno bene e altre che ci fanno male. Vedo che ultimamente non riusciamo a comunicare più tanto io e te. Ed è strano perché non abbiamo mai avuto problemi noi due. Io ho una cara amica, una dottoressa. Una psicologa, vero? Non ne ho bisogno. Una psicologa, giusto. Altro che se sei intelligente. Sì, ne abbiamo bisogno. Ci serve qualcuno che ci ascolti, che non sia un parente né un amico. Che non sia papà, che non sia Malvina. Forse ti farebbe bene parlarle e dirle che cosa senti, cosa provi. Sono sicuro che ti aiuterebbe molto. Ti prego, fallo per me. Fallo anche per me, tesoro. Va bene. È fantastico. Sei coraggioso, lo sai. Clara, vieni, vieni pure. Ciao. 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 Questo è mio figlio Cristobal. Eccolo qui. Ciao, Cristobal. Direi di lasciarli un po' da soli. Sì. Benissimo. Come ti senti? Mi sento strano. Non c'è granché, hanno finito quasi tutto. Vuoi che ti prepari qualcosa? La no, torta non no, ti piace, no, non vero? Voglio niente, ho fatto solo un salto, devo andare. Scusami, davvero. Ma come, già te ne vai? Sì, ho parecchie cose da fare. Te l'ho detto che avevo lasciato delle questioni in sospeso, eh? Che cosa devi fare? Ne parliamo domani, è meglio, va bene? Perché non resti? Che cosa ti succede? Hai dei problemi? Sì, ho un problema. Ma oggi è il tuo compleanno. Ci sentiamo domani. Ciao. Aveva delle cose da fare, per questo se n'è andato. Jasmine, Mar mi ha raccontato di tuo zio. Perché non me l'hai detto? Scusami, taccio, è che... non era facile da dire. Tu come stai? Mio zio ha ucciso mio padre e mia madre. È tutto assurdo. Mi sembrava una persona così buona. È grazie al video se l'ho denunciato. Quella cassetta è restata lì per tutto questo tempo, nel nascondiglio che avevo da bambina.
Ero piccola. Ero solo una bambina e ero tanto spaventata. Quel giorno andai a nascondermi sotto al letto. Ricordo ancora quel suo sigaro. Quel tanfo mi resterà addosso per tutta la vita, non lo scorderò mai. Bene, io ho una cosa che forse ti farà stare meglio. Cos'è? È il mio regalo. Buon compleanno. Ma no, guardi, io ho un buon dialogo con, scusi, con mio figlio. Ma lo sa che succede? Che a volte non mi racconta tutto, cioè si tiene delle cose per sé, non si apre. E lei con lui? No, beh, la cosa è differente, io sono adulto, non posso parlare delle mie cose con un bambino. No, non mi stavo riferendo a cose intime. Ora mi spiego meglio. Cristobal soffre di asma, va bene? E l'asma ha le stesse caratteristiche di un attacco di panico. Soffre di attacchi di panico, perché? Ha paura di qualcosa. Salve. Scusami. Buonasera. Sei ospiti. No! Bauer! No. La smetta! Nico! Ma che cosa fa? Fermo! Fermo! Basta, smettetela! Ti prego, basta! Vieni, no, fermo! Non è possibile! Basta! 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 Io ti ammazzo! Sparisci o ti ammazzo, hai capito? Vorrei darti un bacio. Sei tanto buono con me, Salvador. Sei la cosa migliore che mi è capitata da quando sono Linda. Ma stare in questo posto mi fa sentire male. Non devi preoccuparti. No, non so come. Sta tranquilla, ho telefonato a tutte le persone che conosco. Vedrai che presto riuscirò a tirarti fuori di qui. Voglio parlare di quello che mi hai chiesto. No, ne abbiamo parlato. No. Non pensarci più. No. Ci ho pensato tanto. Sono troppo fragile per resistere qui dentro 2 mesi. Ho deciso che accetto. Non vedo l'ora di diventare tua moglie. Bauer, basta, per favore. Va bene, sono calmo. A me sembra che stia bene, no? Ma sì, come? Se lo è quasi ammazzato. Si è trattato solo di un malinteso. Sì, come dice lui. Sta a posto, Charlie? Sì, grazie. Non preoccuparti. Sto bene, più o meno. Benissimo. Mi dispiace, non so cosa mi sia preso. Sì. Un momento di ira. Sei più tranquillo ora? Sì, sono tranquillo. Rama, scusa, mi passi gli occhiali, sì, per favore? Sì, ti posso lasciare? Sì, sì. Ero venuto qui per quella chiave. La chiave del male. È uscito in vivo di... L'hai visto? No. Bene, veditelo. Lo farò senz'altro. Vai. Vedilo, mi raccomando. Vai, vai. Andiamo, dai, ti accompagno. Perché lo hai picchiato in quel modo? Te l'ho detto, è stato un malinteso. Noi dobbiamo parlare. Noi e nessun altro. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo, si riferisce a poco fa, parla di quello? Di quello che è successo fra me e quel tipo? Ma non succede niente, va tutto bene. Beh, a me non sembra che vada tutto bene. E io non sono più una ragazzina. In questa casa stanno accadendo delle cose che lei sta nascondendo. Va bene, sì, ho problemi come ce li hanno tutti. I problemi fanno parte della vita, ne hanno tutti al mondo. A me non sembra che sia da tutti prendere a calci le persone che entrano lo in casa d'altri. Lo dice perché non conosce quel tipo. Guardi, non le sto chiedendo chi è quella persona, non mi interessa. La cosa importante che mi sembra di capire è che la strana asma di Cristobal ha a che fare col comportamento inspiegabile che lei ha avuto poco fa. Quindi, in poche parole, mi sta dicendo che è colpa mia se mio figlio ha gli attacchi di panico. Non amo la parola colpa, mi segue? Mettiamola così, forse possa aiutarla. Il padre è una figura protettiva, una figura che infonde tranquillità. Se lei non riesce a dare la serenità che serve al bambino, lui può percepirlo e manifestare disturbi che possono diventare attacchi di panico oppure no, di asma. No, scusi, aspetti un attimo, non capisco una cosa. Io ho a che fare con tanti bambini. Sì. Ed è come se fossero figli miei, farei di tutto per loro. Li proteggo, sì. Cerco di dare il meglio. Che cosa posso dargli di più? La verità. La verità? Come sarebbe? Non capisco. Cercherò di essere più chiara possibile. Lei deve dirgli la verità. Loro devono sapere, anche se lei non parla, percepiscono che qualcosa non va. E questo può scatenare fantasie che possono rivelarsi più dannose della situazione reale. Ok. Allora è questo che devo fare. Dire la verità sempre e comunque. Sì. Sì, qualunque essa sia, la prima cosa che deve assolutamente fare è parlare, capisce? Parlare con chiarezza è il primo passo per spazzare via ogni paura. Ma deve cercare di farlo in una forma semplice. In modo che loro possano comprendere. Secondo te se vado a chiedere una bottiglia di champagne me la danno? Direbbero che...
che sei pazzo. Ma sarebbe non pazzo. Dobbiamo festeggiare, certo dobbiamo fare dobbiamo. Le cose mi hai con detto calma. Sì, mi hai appena detto sì, sì amore. Sì, sì, è vero, ma è una situazione talmente strana. Stai pensando che mi sposi per convenienza? Beh, no. Io no. E voglio fare un brindisi speciale. No. Se pensi che sia un matrimonio di convenienza, mi sta bene, così. Io voglio aiutare. Ma non si tratta di convenienza. Direi più una coincidenza. Voglio e poi brindare. Sì, insomma, tu sei fantastico. Brindiamo questa fantastica coincidenza. Ma con l'acqua porta sfortuna. Ma che sfortuna? Da quando ti ho conosciuto mi stanno succedendo solo cose belle. Ma ci pensi? Io ti precipito addosso, ti conosco, mi innamoro di te. È tutto bene, bello, allora fantastico. Mi sposi, perché come ancora non, ti non mi hai detto certo niente, sì, sai? Accetto, io ti sposo di corsa. No. Ora vado a cercare quel tizio delle immigrazioni e lo avviso, eh? Aspetta. Sbrigati. Signore! Oh. Allora? Sta meglio? Sì, sta meglio. Dorme. Grazie. Grazie. Non mi devi ringraziare. No, invece devo ringraziarti e come? Tu non sai quanto. Mi stai aiutando tanto. Sei qui quando ho dei problemi e aiuti sempre i ragazzi. Che ti succede? No, non mi va di parlarne adesso. Raccontami, puoi dirmi tutto, lo sai. È un momentaccio. Sono circondato da persone cattive. Sai che hanno fatto a Jack? L'hanno torturato a distanza. Parli di quel mal di testa che ha avuto. Ma che mal di testa? È stata una dimostrazione di potere. Te lo dico io. Oh, no. Adesso sta bene, l'ho visto. Sì, per ora sta bene. Charlie mi tiene sotto controllo. Non so che dire, mi ricattano usando i ragazzi. Oggi è venuto Charlie e l'ho riempito di botte. E hai fatto bene, molto bene. Non si merita altro, è un rifiuto umano. Che vogliono da te? Le 7 chiavi. Non so cosa siano né dove siano. Non lo so. Franca, ho preso una decisione. Quale? Voglio dire ai ragazzi tutta la verità. No, è una sciocchezza. Non puoi farlo. Sarebbe un errore, sono dei ragazzi. Non faresti che spaventarli, è così. Ho parlato con una psicologa e la pensa come me. Psicologa? Ma certo, figurati. Io ti dico quello che penso. Forse non ti interessa il mio parere, ma è meglio se lasci stare. Non dirgli nulla. Sì, sì, Feli, ma fammi un favore. Raduna i ragazzi, gli devo parlare di una cosa. Sbrigati, mi raccomando. Di che cosa gli devi parlare, papà? Ehi, tesoro, come va? Ti sei svegliato? C'è una cosa che voglio dirvi, è molto importante e voglio che la sappiate anche voi. Ti senti meglio? Sì. L'asma è passata e va bene. Ma il resto, quello che ti turbava? Non lo so. Tesoro, sì che lo sai, quando abbiamo un peso sul cuore lo sappiamo sempre. E mi piacerebbe sapere cos'è per aiutarti. Racconta. Ecco. Io sento un dolore forte al petto. Penso che succeda una cosa brutta a qualcuno e allora mi manca l'aria. Non so perché. Hai paura che succeda qualcosa a qualcuno? A chi? A te, a Speranza, a Malvina. Non so perché. So solo che ho già perso il cielo. No, non perderai nessuno. Ehi! Io sono tuo padre, sono qui per proteggerti, prendermi cura di te e non ti lascerò mai. Non ti abbandonerò mai. Hm? Hai capito? Non devi aver paura. Sì, io ti credo, però a volte la paura è tanto grande. Io lo so che ci sono tante cose che fanno paura, come le spedizioni che facevi per trovare le tombe. O quando ho chiesto a Luz di diventare la mia fidanzata. Tu mi hai detto che anche se abbiamo paura non dobbiamo fermarci. Però ci sono tante altre paure. Non sai cosa sono e da dove vengono. Prego. Ma ti spaventano. Riesco a crederci, è una maledizione. Ovunque vada c'è un mio ex che mi sbatte in faccia la sua nuova ragazza. No, ma no. Cos'è, una punizione? Che ho fatto? No. No, possibile che mi meriti. Scusatemi se vi disturbo, Nico ha detto che vuole vederci. Quindi appena potete venite. È perché sono brutta? No, non credo che sia per questo, no. Dai, siediti. Tefi ha proprio ragione, sono un maschiaccio. Tu mi capisci, Valeria, quando uno è così non piace a nessuno. Vero? Io non sono d'accordo, tu sei molto bella. Ma secondo me è una paura del diavolo. Cosa? Sì, non ti offendere, eh.
Però per me tu hai paura che qualcuno possa farti soffrire. Ecco, prendiamo Simone. Lui è sempre stato dolce e premuroso con te. E tu non hai fatto altro che respingerlo a essere scorbutica. Ti sei mai chiesta perché? No, non l'ho mai trattato e male. E Tiago? Ecco un altro esempio. Lui sta lì che pende dalle tue labbra e tu non fai che scappare da una parte all'altra. No, senti, basta, non è come dice, lei non è affatto bene. Hai paura, fidati. Io non ho paura. Invece sì, ce l'hai. Questo non è vero. Sì. No. Sì. Sì. No. Sì, Mar. Tu hai solamente una gran paura, eh? È così, sei molto bella e ai ragazzi piaci. Ma sei tu che li allontani comportandoti in questo modo. Ma io non voglio allontanarli. Anzi, vorrei che mi amassero. E quando senti di avere paura, ma non sai di che cosa, è ancora peggio, perché non sai cosa fare. È come avere un mostro sotto il letto. Te lo ricordi? E come se me lo ricordo, sembra successo ieri. Eri spaventatissimo e non volevi saperne di uscire da sotto le lenzuola. Eri convinto che sotto il tuo letto ci fosse un mostro che faceva... Te lo ricordi? E io allora ti ho detto: mantieni la calma e vedrai che non c'è nessun mostro. Ma qualcosa c'era. Una tana piena di topi. Erano loro a fare rumore. E io non ho avuto più paura. Già. Non so che mi succede, papà, ma ho paura come quando ero bambino e credevo che ci fosse il mostro sotto il letto e mi nascondevo. Perché ci vuoi parlare? Per farti vedere che i mostri non esistono, ma sono sempre topi. Fiori per questa bella occasione. Sei nervosa? Sì, un pochino. E la paura? Annulliamo. No, se vuoi lo faccio, tranquilla. Nessun problema. No. Buongiorno. Calmi. Non vi ho ancora dato il permesso di baciarvi. Scusi. Ci vorrà molto, vedrete. Ecco la documentazione della signorina, che in questa sede e in questa particolare occasione verrà indicata col nome di Linda Barba, fino a quando lei stessa non sarà in grado di certificare la sua vera identità. Perfetto. Mi scusi. Sì. Ma come, me li fa chiamare e poi non gli dice niente? No, gli parlo, giuro. Ho solo bisogno di qualche minuto per mettere a fuoco le idee e dire questa cosa nel modo giusto, ecco. Che gli deve dire? Lo saprai, adesso vai, per favore. Ho bisogno di stare da solo per un po'. Rifletta bene prima di parlare. Sapessi quanto ho bisogno di te. Come vorrei che fossi qui. Molto bene. Mi sembra tutto in ordine. Direi che possiamo anche cominciare. Siamo qui oggi. Bene. Oh, tu guarda che c'è. Mi sta chiamando il mio migliore amico. Non posso non rispondere. Ci metto un attimo, eh? Solo un attimo. Ehi là, amico mio. Ciao, Salvador. Ho bisogno di un favore, puoi venire a casa mia? Non sai quanto mi piacerebbe aiutarti, ma mi starei sposando. Cosa? Sì, qui in Uruguay con Linda e... Sì, lo so, penserai che è una follia, ma ti assicuro che c'è una spiegazione più che valida a tutto questo. Non sto dicendo che è una pazzia sposarti. Sto cercando di spiegare la situazione. Non posso sapere di cosa parli. Cosa significa che ti sposi? A che ora ti sposi? Adesso, in questo momento, stavo giusto per dire sì. No, non ci credo, ma che razza di amico è uno che non ti invita al matrimonio? Ah, perché tu mi hai invitato al tuo? Ma è diverso, io non sapevo nemmeno dove stavi. E che c'entra, scusa, avresti potuto cercarmi. O riattacca o me ne vado. Ascolta, devo lasciarti, augurami buona fortuna. Ma quale fortuna? No, io non me ne vado, voglio sentire tutto, metti il viva voce. Scusa. Le dispiace se lascio il telefono acceso in viva voce, così può sentire anche lui ed essermi vicino. Sbrighiamoci, dai. Ti ho messo in viva voce, mi senti? Pronto? Linda, riesci a sentirmi? Ciao, Nico. Ti devo dire due cose. Una è che sei pazza. Di tanti uomini, proprio lui. L'altra è congratulazioni. Grazie mille. Ora sta zitto un attimo, così possono sposarci. Bene, vediamo se riusciamo a proseguire. Siamo qui riuniti per unire nel sacro vincolo del matrimonio la qui presente Linda Barba e Salvador Quiroga Arms. Thank you.
L'appuntamento con i telefilm di Boeing finisce qui.